Assessore Febbo, quindi un riconoscimento internazionale per il comune di San Martino sulla Marrucina, per un progetto di valorizzazione del patrimonio naturale, ma insomma tutto incentrato sulla cultura del vino. La Regione Abruzzo ovviamente è attenta a queste realtà. Ma la Regione Abruzzo è attenta a qualunque premio che ci viene dato soprattutto ad un piccolo borgo di questo meraviglioso Abruzzo, peraltro per una peculiarità importante. Viene assegnato in un convegno internazionale dove si parla di urbanistica e qui sono stati bravi il sindaco, chi ci ha lavorato, i tecnici, ma soprattutto il privato e quindi Masciarelli, a coniugare insieme tutte queste cose per arrivare ad un piano regolatore che si rivolge esclusivamente al prodotto principe di quel territorio, ma io dico anche dell'Abruzzo, cioè al vino. Una cosa importante che io spero che anche altri comuni che hanno queste peculiarità possano ben individuarle e quindi lavorarci, perché sicuramente l'Abruzzo ha la capacità di poter sfruttare economicamente queste iniziative e avere un grande ritorno. Un premio che nasce anche insomma dalla sinergia, dal connubio tra appunto imprenditoria e istituzioni, un connubio che insomma ha portato a questo successo, che diciamo può essere un esempio, appunto, come dice lei, da ripetere insomma in altre realtà abruzzesi che si prestano a questo tipo di cultura. Ma Gianni Masciarelli aveva questa capacità, era un grande imprenditore perché non chiedeva fondi al pubblico, chiedeva altro, chiedeva la fantasia, chiedeva la capacità di progettare, e quindi in questo caso si è arrivato a un connubio meraviglioso tra il pubblico e il privato.